Viene proprio voglia di sposarsi visitando Sposami, il nono salone del matrimonio organizzato dall'Expo di Barbara Mirabella. Viene voglia di sposarsi perché facendo un giro alle Ciminiere, sede di questo importante evento, ci si immerge in un'atmosfera romantica e piena di magia e anche i più scettici e più cinici alla fine si arrenderanno. I meravigliosi fiori, le fantastiche torte, le suggestive location e poi foto e video unici, insomma tutto a disposizione in un solo posto per i futuri sposi che grazie a questo salone possono davvero pianificare alla perfezione il loro giorno più bello, perché 200 espositori presenti in fiera diventano dei veri e propri angeli custodi, pronti a dispensare consigli utili. Sposami è stato inaugurato questo pomeriggio dalla stessa Barbara Mirabella, insieme all'onorevole Salvo Pogliese, all'assessore Parisi, alla dirigente della provincia il dottore Messina e a Salvo Abate di Etnapolis. Un appuntamento atteso per tutti gli sposi e ci siamo per il nono anno consecutivo a questo Sposami, questo salone della sposa che richiama non solo tanti visitatori ma anche tanti espositori. C'è per tutti i gusti, dalle torte ai fiori, alle sale di ricevimento, ai viaggi di nozze, insomma qui un wedding planner a 360 gradi. Sì, Sposami è il vero wedding planner in fiera, sono oltre 200 le aziende presenti e ogni anno rimaniamo anche noi organizzatori di Expo stupiti dalla bellezza degli stand e dalla vastissima offerta e dallo scoprire con loro le nuove tendenze del settore del matrimonio. Quest'anno assolutamente regina la wedding cake, come sempre, alla quale noi dedichiamo ampio spazio. Adesso abbiamo collegato un bellissimo concorso, ma anche domenica 13 avremo una dimostrazione dei maestri pasticceri siciliani che realizzeranno dal vivo questa regina delle feste. Diciamo che abbiamo scoperto che quest'anno va tanto di moda il matrimonio country chic. Abbiamo scoperto con Sposami che non bisogna sempre esagerare in un matrimonio, che oggi va tanto di moda il finger food, va tanto di moda il matrimonio in piedi, va tanto di moda la possibilità di stare bene con gli amici e parenti e qui possiamo trovare le migliori aziende del settore con strizzando l'occhio anche al budget. Tanti eventi comunque correlati a questi giorni, tanti eventi appunto per gli sposi con tanti premi in palio anche. Oltre 50.000 euro di premi in palio e concorsi davvero divertenti, il più amato dai ragazzi e i futuri modelli sposi che richiama tantissime coppie che fanno un casting e partecipano alla sfilata che li vede protagonisti come sposi due volte, perché indosseranno un vero abito da sposa e un vero abito da sposa. La scoppia la coppia, che è l'intervista modelle Iene, che mette un po' a nudo la vera conoscenza di questa coppia e scopriremo se durerà tutta la vita. Una bellissima mostra concorso fotografica dove è possibile interpretare lo sguardo attento dei fotografi presenti in fiera e capire quale sarà quello giusto per il nostro matrimonio e da lì tanti giochi. Insomma, noi amiamo dire che il nostro Sposami non è solo una fiera, non è solo un salone espositivo, il secondo in Italia per importanza e dimensione, ma è soprattutto un luogo dove passare un'intera giornata e divertirsi. E poi quest'anno una chicca in più, un sigaro personalizzato. Oggi abbiamo la fortuna di dire che Sposami è anche una griffa. Abbiamo vestito insieme agli amici di Slow Smoking fantastici sigari domenicani dedicati ai futuri sposi, per lo più, ma in realtà fumano anche le donne e quindi Sposami diventa anche una griff. Noi siamo molto emozionate, ci aspettano 9 giorni di festa, la musica non manca, la torta neanche, quindi vi aspettiamo a Sposami. Tra gli eventi di questi 9 giorni c'è da ricordare il massaggio degli sposi proposto da O4 Spa per domani a partire dalle ore 19 e poi grande attesa per il Teatro del Gusto, un percorso guidato alla degustazione di 6 portate di salato e 6 dolci al cucchiaio proposto allo chef Salvatore Guarino di Big Bang Catering, perfettamente abbinati con i vini delle cantine di Firiato e con i distillati dell'azienda Bottega. L'evento è in programma sabato 12 gennaio presso l'area mostre ed eventi alle ore 18:30. Poco più tardi, sempre sabato 12 gennaio alle 19, imperdibile il corso tenuto da Michelangelo Finocchiaro Flower Designer sul bouquet della sposa, forma e colori di un gioiello. Ma tanti gli eventi inseriti nel calendario, sfilate, proiezioni di Wendy
branding, videos, cocktails, esibizioni musicali, approfondimenti sul mondo della fotografia, workshop sulle ultime novità dei viaggi di nozze, degustazioni di finger food. Un'occasione importante per la nostra economia, un salone come questo, ma anche per mettere in mostra quelle che sono le eccellenze siciliane. Assolutamente sì, un salone di valenza nazionale, il secondo in Italia del settore, oltre 200 espositori, decine di migliaia di visitatori, credo che ormai ha superato i confini territoriali della nostra provincia, della nostra regione, e svolge una funzione molto importante soprattutto all'interno di un contesto economico di crisi congiunturale, quindi permettendo una boccata d'ossigeno non soltanto ai 200 espositori ma anche ad altri settori che attorno ad un evento fieristico traggono un giovamento, penso a quello della ristorazione, penso a quello alberghiero, e quindi a Expo Barbara Mirabella va certamente il plauso delle istituzioni. Cosa rappresentano fiere del genere per il nostro territorio? Secondo me sono sempre degli spunti e delle organizzazioni fondamentali per poter portare avanti, diciamo, le attività locali, territoriali. Quindi secondo me ben vengano le attività fieristiche, che sono diciamo, tra le poche attività che possono dare lo spunto ad altri o ad altri settori a poter, diciamo, doppiare le stesse attività per sviluppare il business. La fiera si potrà visitare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21 e sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 21, l'ingresso da Piazzale Asia.